Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 15ª puntata della serie Polski Polski. Stiamo andando avanti molto bene. Oggi siamo in compagnia di Energy. Ciao ragazzi. Buldir. Ciao a tutti. Poi chi abbiamo? Basta, non c'è nessun altro. Matti c'era e forse ci sarà, però al momento non c'è. Allora ragazzi, siamo qui. Stiamo ultimando, come potete vedere, di erpicare qua, chiamiamo così, coltivare il campo. Adesso abbiamo concluso. Ioanni ha mandato Energy e sta seminando appunto il giro col sole. Esatto. Così possiamo poi proseguire. Oh là, via un po' di marce, sottomarce. Adesso andiamo a cambiare mezzo, perché necessita assolutamente più potenza. Adesso qui ho fatto dei campi così anche di prova, perché vuol dire serviva l'altro trattore per venire di buttare su l'insilato, però adesso ormai dovrebbe il anche eterno. Aver finito magari okay. Dai, questo JJ sta per esplodere la trincea. Vabbè, occhio, madonna. Bene, allora andiamo a casa e così vediamo di cambiare trattore. 180 cavalli dovremmo andare anche più veloci, perché dobbiamo andare a coltivare il campo 86 per poi seminarlo di soia, e perché purtroppo è ancora, abbiamo trinciato il mais l'altra volta e anzi bisognerebbe anche ararlo adesso che mi ricordo, quindi dopo vedremo di attaccare anche l'aratro già sul trattore grande. Nel frattempo possiamo già iniziare anche a seminare l'orzo, il frumento, adesso vediamo in base a quello che rende di più. Andiamo a seminarlo agli altri campi 22, 23, 31, in modo da fare un bel po' di paglia. Vabbè. Adesso andiamo a vedere a casa, vuol dire come è messo questo insilato, se riusciamo a farci stare tutto, se no eventualmente ne metteremo un po' nel rimorchio e magari facciamo un mucchietto da qualche parte. Dopo la prossima volta vediamo di aggiungerlo a quello che è, se no bisognerebbe portarlo al biogas, sperando che qualche biogas, che il biogas sia aperto, perché finora ho visto tutto chiuso. So che doveva cambiare gestione, ma ancora non è arrivato niente. Bene, è che siamo anche quasi arrivati. Comunque devo dire, il trattorino qua, sebbene 120 cavalli, ma ce la fa anche con l'erpice qua, con di schiera, quella da 6 metri, sebbene siano richiesti 180 cavalli. Ovviamente bisogna andare un po' più piano e pazienza. Oh, si sente il rombo del motore. Forse sai che fa qua e vai le fini in mezzo. Qualcuno le ha perse in giro, le ha dimenticate in mezzo al campo. E allora qua, come siamo messi? 5% di compattazione, 934.000 litri e la trincea sta per esplodere e io le palle piene. Dai qua, qua ci sta ancora un po' qualcosa qua. Vedi che ci stava ancora quel che ma come va fora il mercato già e la mancherina. Vabbè dai, sistema qua, dopo mamma magari abbiamo ancora qua il lavoro da fare. Ci sarà un par di millilitri che non ci stanno. Dai, sistema sta pendenza qua e dopo a pendenza mi tocca palla, se no non ce la faccio per su, cioè non ce la faccio a riempire la trincea. Dai, urta, finisci sta pendenza e butta dentro più roba possibile. Ma il problema è che se vado più io faccio pendenza e più roba, appena io scendo butto fuori. Allora vuol dire che abbiamo raggiunto un quorum. Dai, pista sopra e dopo questo qua il restante lo mettiamo un attimo da parte, facciamo un mucchietto, spazio ne abbiamo. Faremo un mucchietto qua così smari sul campo e dopo, appena avremo l'occasione, andremo a venderlo a qualche parte e lo riutilizzeremo. L'attrezzo là ti va bene o ha bisogno di potenza?
No, a me serve cavalleria perché devo andare a arare e quindi... Allora, vuoi questo? Sì, adesso guarda, aspetta che metto giù la schiera nuova qua. Oh, andato la parecchia qua era trombata. Tanto mettiamola... Mettiamo via di schiera e dopo... Ecco, queste parecchie che non le passi neanche sul tuo capanotto. Ecco, fa danni. Da qua è l'immigrato, è qua e là. Bene, abbiamo sganciato, proseguiamo che andiamo ad arare col 180 cavalli. Bene ragazzi, allora qui stiamo proseguendo con le arature, devo dire il trattore qua ormai è una bestia, si riesce, guarda, praticamente è già quasi finito tutto, è arrivato in soccorso anche Energy per velocizzare i tempi prima della pioggia praticamente imminente. Sta già cominciando a gocciolare. Ecco va, proprio adesso sta iniziando a gocciolare, però dovremmo riuscire a... ormai abbiamo ultimato il campo e con il mais qua, gli stocchi, dobbiamo tararli tutti. Il trattore va via benissimo, trincea ormai dovrebbe essere quasi a posto, vuol dire dovrebbe, diciamo, essere in fase di sistemazione degli ultimi litri insilato sparso in giro . Anche casi qua ormai esatto. Manca anche poco, abbiamo anche casi, ci ha raggiunto, si è svegliato un poletto, lo parare dimenticato, erano problemi tecnici, la sveglia non aveva suonato, ecco. Però ho idea che la sveglia è un po' messa in ritardo perché ormai è mezzogiorno. Era a fare colazione, dopo che bisogna fare pranzo. Oddio, signorone. Comunque dai, campo quasi ultimato, adesso con anche l'NH diciamo dovremmo proprio bruciarlo in 0,2 secondi. Beh, si spegne con la pioggia. No, con la pioggia in teoria possiamo continuare ad arare senza... ma ci dai fuoco, non è che non si spegne tutta quella pace che ha. Occhio, sta fermo. Aspetta che sistemiamo qua che ci sono punti non arati in modo corretto. Marco, c'è un problema. Perché ci sono sempre problemi? Sempre problemi, e poi lo dici sempre a te che ci sono sempre problemi. No, non è vero, non è dimostrato che non sono solo io a dire che ci sono problemi. No, la maggior parte sì. Polo? Vuol dire il solito crea sempre problemi. Nah. Sì. Vuol dire? Quello sono due persone che dicono che ci sono problemi. Lo dice tutto il mondo. Vuol dire? E l'immigrato. Sì, è stato. Ma bene, dai che manca qua, ma manca anche poche passaggi. Oggi che se portiamo via il paio e l'ene qua. Mico appena butta basso il cesso. Oggi sto qua. E che butta basso a casa sua. Ah no. Signor Benedetto. Bravo, bravo. Ma cosa? Bravo, vabbè, te ricostruisci, che non te pensi. Beh, sono qua tutto in croce, quindi. Che te ricostruisci anche al cesso. Ma sei una cagata a farlo. Chiudiamo qui. Abbiamo iniziato a seminare la soia anche qui al campo 86. Nel frattempo ci ha raggiunto DVD. Ciao a tutti! Che ha preso comando del mio trattore. Del suo trattore e ha iniziato a coltivare il campo e così insomma possiamo anche proseguire con le semine di questi campi. Ma hai visto qua il nuovo coltivatore qua? Non c'ero sì, neanche sì. L'altra volta. No, abbiamo fatto. Sono passato da Energina, ho fatto un acquisto, fatto bene, una bestia questo. Che insomma eravamo presi un po' a cicco, allora abbiamo detto qua. Lo fa un po' tirare ma. Vabbè, ma comunque cavalleria c'è, qua trattori pulschi non hanno problemi. Bene, qui intanto proseguiamo. Stai seminando qua? No. Soia, ha dato un bel campo abbastanza grande, abbiamo un bel guadagno con la soia, vale soldi come sempre. E allora andiamo giù di soia, dopo dagli altri campi faremo un po' frumento, un po' orzo, perché comunque un po' di paglia serve sempre adesso qua con le vacche e tutto quanto, insomma abbiamo
sicuramente sempre bisogno di un po' di paglia in più, non fa mai male. Casomai magari andremo a venderla, adesso vedremo, anche biogas e cose così, se lo aprono, perché è ancora chiuso. È ancora chiuso, sono passato anche prima. Ancora chiuso, quindi no, assolutamente non ancora trovare una gestione, perché ci vorrà gente specializzata anche. Bisogna saper fare, non è mica una cosa. Vabbè dai, proseguiamo, che abbiamo qua molto lavoro da fare. Seminatrice solo 4 metri per il momento, quindi siamo più che a posto. Abbiamo ultimato qua semine del campo 86. Ora ragazzi, dato che abbiamo un bel po' di soldini, io direi quasi quasi di comprare anche il campo a fianco, che insomma non è proprio grandissimo, ma neanche proprio piccolissimo, dato che è vicino anche a quest'altro campo, che tra lampioni, paia di luce, alberi e cose varie, è anche abbastanza, diciamo, perde ettari. Direi di prendere anche questo. Pronto? Chi sei che si fa sul CB adesso? Oh! Che ho grandi notizie qua. Tipo? Che la trincea è bombardata abbastanza. Alleluia! Arrivo subito, compro il campo. Monta sul coso, sul Zetor 120, sì, davanti. Allora ragazzi, bene, è quasi un ettaro, 73.000 euro, quindi direi che possiamo comprarlo tranquillamente. Adesso questo campo qua va concimato e seminato. Dai che si prepara qua e va. Bene, allora andiamo a casa e vediamo un attimo qua di acceleriamo tutto. Sta a fare caricamento. Oh, bene. Andiamo a casa, vediamo subito di coprire questa trincea. Qua, finalmente, dopo secoli e secolorum, siamo riusciti a compattare tutto quanto. Vediamo una stradina qua. No, cavolo! Andiamo a casa. Guarda qua. Guarda qua. Qua. Siamo arrivati finalmente. Adesso vediamo di. Sono andato il capo, ma non si è mezz'ora che metto a fare tutti. Oh, qua. Mi da una pestatina qua. Finalmente preparato tutto. Tutto bene, piana. Vediamo qua, Dio, si dai, abbastanza. Ecco, guarda, siamo andati anche solo i muri qua. Aspetta che correggiamo tutto. Dai, dai, subito che scappa. Madonna. Bene. Madonna, il salto della giornata. Quarto tutto, e come ho anche bloccato. Dove sei l'immigrato col caricatore fontana a palla qua? È da qua che... Arrivo un attimo. Mi ho bloccato. Ma l'insilato in più dove l'avete buttato? Dai maiali, da vicino. Allora magari con la palla prendi su che ce n'è un po' qua davanti. Qualcosa è no, rimasto magari fuori. Dopo si prende su quello fermentato, si miscia, fa disastro. Sì. Bene, finalmente abbiamo anche un bel po' di litri, cioè, devo dirlo tutta. Dovremmo avere 930-940 mila litri di insilato fatti su tre campetti. Allora ragazzi, prepariamo span di concime e vediamo di andare a fertilizzare il nuovo campo e dopo seminarlo tutto, così anche per concludere in bellezza questa puntata. Vuoi concimarlo prima? Sì, mi conviene quasi quasi attaccare, che mi porto là tutti e due gli attrezzi. Perché l'82 ci sei impegnato. Ne porto là tutti e due gli attrezzi e dopo uno lo stacco. Porco cane, non so se è carico o se scarico le semenze e roba. La seminatrice sono 50%, mi basta e avanza. Se no c'è l'immigrato qua col caricatore, se vuoi dare una spalla. Il plan di concime qua sicuramente sì, sarà qua l'immigrato che ti versi i portoni verso che ti spalli sua roba. È al 74%, meglio riempirlo perché dopo riempiamo tutto, così vai via tranquillo. No, sì, dopo portiamo, anzi aspetta, va, che facciamo un attimo, che ho avuto qua del fianco un attimo. Dopo vieni qua a tirare lo spallare del concime, così facciamo. Perché anche un altro campo verde, di soia, scappa le vacche. Io ma chi sei che aveva il cancello qua? Aspetta qua, vuol dire dove sei tu? Lì un attimo. Comunque non so se vi notato che è aumentata una vacca. Sì, ho visto, sì. Siamo a 7. 6. No, 6 e ora non è aumentato niente. Allora,
Ma io dovrei... ti consiglio di star là perché non Ah beh, se no va dentro qua, vieni dentro qua oggi. Ah, pensavo che entrasse. No, no, mio, c'è, dammi il trattore. Guarda, se si è messo, sì, c'è qualcosa, non so quanto, ma c'è. Sì, sì, c'è, ma c'è. Spara portoni verdi. C'è sempre qualcosa. Dai qua, dai, che il suo maniore. Sì, ma dai, sta ah, era questo qua, se ti comodo, te vedi dritto qua. Ah, quel caso di congipi. Davvero, non esiste niente. Oh, mi sono confuso, capita. Sono immigrato. No, guarda, se vado a Rove, se mi vuole imparare bene la lingua, se non mi ma. Fallo anche adesso riesco a buttarlo fuori tutto. Bocchini. Vai. Bene, siamo a posto, sì, 100%. Semenze costa manco. Semenze c'è il 50%, ma basta. Puto la zona impianata, su sale. No, no, basta, basta. Casomai mi mandi l'immigrato con un sacco di spaia. No, mando un piccione con un po' di sementi attaccati e ecco. La gamba. Vabbè ragazzi, andiamo e vediamo di concimare anche sto campo qua. Siamo partiti anche qui a concimare 20 km orari, cosa molto veloce, ci prendono anche molti metri di lavoro senza troppi problemi. E porco cane, si è acquattato troppo sulla salita qua, due passate e mezza abbiamo finito il campo, facciamo presto, dopo c'è tutto a seminare, ovviamente ho 4 metri è un po' più lunghetta la faccenda, però insomma diciamo a farlo, vedremo in futuro di quando avremo magari qualche trattore un po' più grosso di prendere anche la seminatrice più grande, perché al momento anche se la prendiamo serve un trattore a 180 cavalli e va a finire che ci ritroviamo con un trattore per tutti gli attrezzi e non riusciamo più a far niente, mentre così riusciamo ancora a gestirci abbastanza bene tutti i mezzi che abbiamo. Okay. Bene, andiamo avanti che voilà. Ultimato qui, anche quasi ultimato anche la semina soia sul nuovo campo, è andato benissimo anche la concimazione, passaggi interi dappertutto, quindi senza dover sprecare concime o altre cose. Adesso vediamo di arrivare alla fine, sempre con questo CB che rompe le scatole. Buonasera. Vabbè, qua ultimi metri e dopo per oggi è tutto, perché qua ormai abbiamo Madonna raggiunto del lag. Abbiamo raggiunto okay, il quorum per poter ultimare la puntata. Vabbè ragazzi, direi che anche per questa puntata è tutto, ringraziamo qua i nostri operai, abbiamo DVD, Bundir. Ciao a tutti! Ciao a tutti! E poi chi c'era? Anche Energy. Ciao ragazzi! E Casi. Ciao a tutti! Marco, ma sei indicato della persona che è tornata in questi giorni di lavoro intenso, che insomma bada agli animali, guarda, erano campi. Tornati i grilli però ancora noi non avevo sentito voce, comunque adesso che vediamo se saluta. Beh, anche basta devo che stabilire una connessione in radio, una connessione come si dice quei mentali, no? Sì, esatto. Ecco qua dovremmo essere. No, l'idea che sia Drivo a caccia i piccioni sul quarto. Pensavo perché... che Drivo fare i grilli che si scappano. Ah, ecco, bene. Bene ragazzi, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.